sono felice e contento di rispondere a qualche domanda, magari anche da parte dei bambini. Oh, maestro, è necessario dire che il maestro ci ha fatto l'onore di narrare il docufilm. A parte il fatto che io a nome mio però penso di interpretare il pensiero di tutti, io sono orgoglioso di averla, perché lei è il nostro patrimonio artistico. Direttore Urbano, come nasce questa idea e soprattutto potrà essere traslata anche agli altri territori del parco e perché sì, no, anche dei Monti Downi, insomma? Intanto questo è una prosecuzione di quello che è il progetto di Pet Therapy, no? Dare benessere attraverso gli animali senza usare delle medicine. Ma è propedeutica a quello che sarà poi un progetto ancora più ambizioso di carrozzabilità. Tutto quello che avete visto in video poi lo si potrà vivere direttamente facendo questa gita in carrozza, in carrozze belle trainate da cavalli borgesi, per toccare con mano sia la flora che la fauna. Quindi ci sono già presenti il progetto di salute con le carrozze già attivo? Il progetto attivo? Ce l'abbiamo già e stiamo lavorando per realizzarlo, e per adesso partiremo con un modulo proprio sulla laguna di Lesina. La laguna, cioè l'istmo, sì, che separa il lago di Lesina dal mare, perché lì ci sono circa 20 chilometri di territorio incontaminato. Quel tipo di aria, la biodiversità, quanta salute produce, insomma, nei bambini? O ormai è scientificamente provato che il contatto visivo, ma più tattile, anche quello visivo con minor forza, produce benessere in tutti quanti noi. Ma questo è un progetto che parte soprattutto sulle categorie fragili, che hanno bisogno, che hanno subito più di altro tutte queste tragedie di pandemie e di guerre, per poi allargare il tutto alle popolazioni scolastiche, ma a tutta la popolazione. Quante carrozze ci sono già? No, il progetto prevede 8 carrozze di 12 posti l'una. Ilaria, sì, qual è stata anche l'emozione di sceneggiare un prodotto così importante, che non è soltanto, insomma, un prodotto artistico? Beh, è stato davvero emozionante realizzare questo docufilm, poi soprattutto con la voce narrante di Michele Placido, che ha impreziosito questo racconto. E, ripeto, è stato emozionante perché vivere la fauna, la flora, in tutte le ore del giorno. Abbiamo fatto riprese dalla mattina all'alba, alla sera al tramonto, e i bambini che hanno vinto la paura di toccare gli animali, di andare su un asinello, hanno conosciuto la flora, che a volte purtroppo i bambini sono sempre legati ai videogame, oppure i giocattoli a casa, si porta poco il bambino fuori all'aperto. Questo progetto nasce proprio per spingere il bambino e fargli conoscere la flora e la fauna e tutto ciò che circonda questo meraviglioso territorio del Gargano.